Uai, disadattati! Un saluto cucciolamma! Madonna ragazzi, non ho voce. La mia voce non ce l'ho più. C'è una voce diversa. A me mi dispiace perché voi siete abituati a sentirmi con una voce abbastanza normale. Sentirmi con la voce che mi rappresenta. In questo momento non so questa voce esattamente cosa rappresenta. Se rappresenta uno scarto di vita umana desolata su un pianeta lontano dell'universo, oppure se rappresenta un signore anziano rimasto solo sul cucuzzolo di una montagna. Comunque volevo solo avvertire a tutti coloro che si erano preoccupati del fatto che io non potessi mangiare spaghetti con le cozze, cosa che ho detto in un mio vecchio vlog che si chiama Sti Grandissimi Cazzi, che oggi ho mangiato spaghetti con le cozze perché sto di nuovo meglio. In realtà sono influenzato ed è per questo che ho questa voce, però non ha a che fare con lo stomaco, diciamo. Vabbè, non ci interessa, andiamo avanti. I vlog di John. Uè, che impressione! Nell'incontro tra due persone si capiscono un sacco di cose. C'è il tipo un po' più attivo, il tipo un po' più passivo. Insomma, dipende da come ci si sente dentro, da come va la propria sessualità, la propria emotività. Ci sono persone che sottostanno e persone che soprastanno. C'è chi preferisce sottostare, chi preferisce soprastare. E non significa che chi sottostà è inferiore a chi soprastà. Ma prima di tutto deve esserci la fiducia. La fiducia è la prima cosa. E la fiducia dipende da quanta emotività diamo all'altro. Ovviamente dipende dal fattore emotivo. Ma ora no, dopo tutto questo discorso, ora ci sta una domanda che molti di voi mi hanno fatto e della quale siete molto 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 curiosi. Capito? Ma io lo prendo o lo metto il fattore emotivo? Perché io in un rapporto, c'è la domanda, no? Io in un rapporto sono quello emotivamente attivo o emotivamente passivo? Quello che si tiene tutto dentro e che gli piace tenerselo dentro? Oppure quello che vuole dare all'altro tutto quello che gli si può dare? Maronna, com'è brutta sta voce. Ha proprio brutta impressione, proprio brutto. Bene, io emotivamente sono una persona molto attiva. Sono uno che dà molto, uno che tiene dentro e mette fuori. Tiene dentro e mette fuori. Tiene dentro e mette fuori un po' come se volessimo infornare una pizza. Prima di darla a mangiare la pizza bisogna tenerla dentro bene bene. E ogni tanto farla uscire. Girarla, poi rimetterla dentro, farla uscire, girarla, rimetterla dentro, entrare, uscire. Beh, e così viene la pizza. Da capire? Così che quando si viene a prendere la pizza è più saporita. Conosco un po' di pizzaioli carini. Sono pure bravi, sanno pure infornare bene. Maronna, la voce non scende più di un certo tono. Maro, che schifo. Ma veramente, perché faccio questi mossi? Maronna, la pizza quanto è buona. La pizza! Mi sta facendo venire fame, la pizza! Maronna, mi sta facendo venire fame, da capite? Non posso pensare a queste cose, ragazzi. Veramente mi viene fame. Maronna mia, ragazzi, ma alcuni di voi mi hanno fatto notare che sto diventando gatto. Me l'avete fatto notare in tutti i modi possibili. C'è stato anche uno divertentissimo che ha detto che sono un uovo. Ma come si può fare? È stato il commento più bello del mondo, ragazzi, veramente. Comunque, ragazzi, seriamente, sto diventando sempre più una scrofa, ragazzi. Sempre più una scrofa. Ma io sono passivo. Sono passivo, te capito? Sono passivo. Sono passivo, ragazzi. Io sono passivo. Non faccio attività fisica. Mi scoccio di stare sopra al tapirupan, a tapirulà, come si chiama? Tapirupan, panna, ma se non mangiamo pan. Il pane, capito? Tapirupan, perché Il mio cervello è progettato solo per mangiare, ti hai capito? Qualsiasi cosa, mo sto vedendo qua, come si chiama? L'obiettivo. Il mio obiettivo in questo momento è mangiare, ti hai capito? Io l'obiettivo lo vedo come un cibo. Vabbè, mo pensate che mi sono fatti chissà che cosa, invece sto normale. Ma vera fame! Comunque mi viene fame, basta! E ma dici no, ma dici come si fa a non mangiare un plum cake? Come si fa a non mangiare il plum cake? Ma buono, faccio schifo, ma mi sto sporcando. No! Ora dobbiamo cercare. Madonna, andiamo su Google! Come fare la dieta? Come si fa la dieta? Solo combinando una dieta adeguata a un'attività fisica costante e regolare si innesca un meccanismo ormonale positivo che permette al nostro corpo di togliersi dai punti principali di accumulo quella brutta parola che si chiama grasso.
Poi sono grassi. Solo combinando una dieta adeguata a un'attività fisica costante. Attività fisica? Ma io sono passiva! Io sono passiva, te capito? Io sono passiva! Tanto le persone attive fisicamente, noi che fanno attività fisiche, sono passività fisiche, sono, ok? Le persone che fanno attività fisica, le persone attive, insomma, tengano la stessa dignità mia. Non è che se uno è attivo, va in palestra, si mette in posa, si fa foto e si vanta della cosa, palestra time su Instagram, allora è meglio di me che sono passiva. Anche perché ci stanno migliaia di persone che vanno in palestra, si fanno una foto, mettono su Instagram, palestra time, e so più passive me, te capito? So passiva, però fanno finta che so, capito? So persona attiva, so persona attiva fisicamente, nel senso che fanno palestra, che state capendo? Sto parlando di questo. Scusate, ma ero distratto. Allora, mi ero distratto perché stavo veramente pensando a tutti i rimorchi che si possono fare nelle palestre, ragazzi. Perché la palestra si fanno dei rimorchi incredibili, mamma mia. Quanti bei ragazzi che ho visto in palestra, ragazzi. Quanti rimorchi si fanno dentro la palestra, non si può capire. Non si può capire, te capite? Una volta mi ricordo questo ragazzo bellissimo, ci guardavamo io sul tapirupan che correvo. Correvo sul tapirupan, correvo. Correvo e guardavo, correvo e guardavo. Io stavo facendo cardio perché sono una vacca. Invece lui teneva fisica. Stavo facendo i pesi e ci guardavamo. Io sul tapirupan. A lui che faceva così. Io sul tapirupan. A lui che faceva i pesi. E quindi ci guardavamo. E c'è stata questa intesa molto forte. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, quanto me lo sarei. Ci sarei voluto uscire, avrei voluto fare tante cose con lui. Me lo sarei portato a letto. Capito? L'ho detto. L'ho detto. L'ho detto. No, ma veramente, ragazzi, me lo sarei portato a letto. E con lui sarei stato sicuramente passionale. Molto passionale, perché era una cosa incredibile. Ora, no, visto che tutto mi avete fatto sta domanda, se attivo o passivo, se attivo o passivo, se attivo o passivo, io mo voglio capire voi che cosa intendevate. E quindi cerchiamo su Google per avere un aiutino. Attivo, passivo. Chi è qua? AOP. Esistono davvero i ruoli attivo e passivo nel sesso? Certo che esistono. Che stai dicendo? Madonna mia! AOP? Questa è la domanda che più o meno tutti gli omosessuali maschi hanno almeno una volta nella vita ricevuto fatto. Ah, ma voi è questo quello che intendevate, te capite? Io non avevo capito! Ah! Ah! Madonna, ma che brutti versi, parano corvo! Ah! 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 Soprattutto a chi è avvezzo all'utilizzo delle chat incontri gay, questa non suonerà affatto una domanda nuova o strana. Ma cosa vuol dire essere A o essere B? Essere A è utilizzato come sinonimo e indicatore di mascolinità. Abuscimità. E quindi anche vari altri aggettivi che culturalmente sono riferiti ma non riferibili solamente all'essere di sesso maschile, come forza, abilità, intelligenza, indipendenza, eccetera. Le caratteristiche invece di chi è B vengono spesso erroneamente, ecco, erroneamente, pensate come più tipicamente femminili, come sottomissione, dipendenza, facile concedersi sessualmente. Mi piace questo articolo, mi piace. Insomma, anche gli omosessuali non sono esenti dagli stereotipi e pregiudizi culturali riferiti all'uomo e alla donna. Assolutamente. E a ciò che è considerato maschile e ciò che è considerato femminile. Anzi, gli stereotipi sono talmente tanti che spesso si legge su vari profili delle chat di incontri cose come solo maschili, no checche, no effeminati. È verissimo. No, devo essere sincero, è vero. Mo veramente, per fare un poco più i seri, su un sacco di chat un sacco di ragazzi cercano solo maschili, solo così. Allora, io preferisco i ragazzi maschili, ok? Però cioè, viene scritto in modo brutto, secondo me viene scritto in modo non carino, diciamo così. La stessa parola passivo viene spesso utilizzata dagli stessi omosessuali in termini negativi, in quanto richiamante le caratteristiche femminili. Assolutamente vero, assolutamente. Si suppone che l'essere passivi sessualmente sia qualcosa di sbagliato, di negativo. È vero, cagè, basta, basta, facciamo la rivoluzione. Questo non fa altro che confermare i pregiudizi nei confronti delle donne e della femminilità esistenti nella nostra società. Una società maschilista ed eterotessista. È vero, no, qua poi mi dicono che sono eterofobo. Ragazze, io non sono contro nessuno, non sono contro i gay, non sono contro gli eterosessuali, non sono contro i maschi, non sono contro le femmine. Ok, detto questo, mi piace cazzo. Ma no, questa non so se metterla, non so se me non la posso mettere. In cui è ipervalorizzato il maschio e il maschile e si sottovaluta ancora troppo spesso la donna e femminile. Le persone LGBT. Ma no, ma come mi fa schifo dire le persone LGBT, vabbè. Che tanto combattono i pregiudizi e gli stereotipi non riescono però comunque a mettersi in salvo da essi. Assolutamente. Quante volte tu che stai leggendo hai utilizzato uno dei seguenti termini in modo dispregiativo per riferirti a un altro omosessuale maschio? Passivaccia, troia, checca, checchisterica, sfranta, ciucciona, donna, femmina. Io sinceramente non ho mai usato. Allora, io posso dire la verità. Io con un mio amico mi diverto così. Cioè, con un mio amico mi diverto.
diverto troppo a chiamarlo in questo modo. È giusto un modo scherzoso tra amici. Cioè, non è sicuramente una cosa, capito? Come posso dire? Clamicla, clamiclo, cliclo, cliclo, cla, amicla, amicla, passiva. Amica, 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 sei nel video che deve uscire domani. È comunque sì una grandissima bocchina perché non hai sentito i miei vecchi vocali. E a proposito, in tutto questo io userò questo vocale per metterlo nel video, sappilo. Questo vocale che sto facendo io ora. E quindi niente, clamica, vedi il video che esce domani e fammi sapere. E sentiti pure i vocali, Ces. Questo intendo quando dico che io e i miei amici, soprattutto Gigi, scherziamo in maniera molto forte. Poi ve lo farò conoscere. La mia amica, che io voglio un sacco di bene, lo saluto. Ciao Gigi, ti voglio un sacco di bene. Ma che ciao Gigi? Ciao amica, amica, sei troppo bella, clamica, clamica, amica, amica. Comunque, seriamente, allora, io può essere che sono effeminato, femminile, ma mi piace giocare con gli stereotipi. E poi, sinceramente, chi se ne frega. Comunque, non cadiamo negli stereotipi, ragazzi. Maronna mia, ma non cadiamo manco con queste brutte facce, con queste brutte mosse. Mamma mia, io con questa voce potrei recitare uno di quei film epici. Potrei recitare quei film. Maronna, voglio recitare. Lei è venuto fin qui per sapere qual è la verità dell'amuleto. Si fidi di me. Torni indietro e guardi sempre avanti, perché l'amuleto è infinitamente lontano da quello che lei può percepire. Torni nella sua lontana città e non metta più piede qui. Maronna, che brutta recitazione, che schifo, ho fatto 8 anni di recitazione buttata. Vabbè ragazzi, è meglio che chiudiamo questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo ogni domenica alle 14:30 con un nuovo video. E come ogni fine video, sclero cucciolammo. Allora, faccio i dumbbell overhead. Tiri questo sulla testa. Vai dietro. Sembra grosso. Enorme. Sì. Fantastico.